dire alla signora che è appena andata via e agli altri che oltre Corso Diaz ci saranno molte altre strade, è di togliere di mezzo tutti i viali coi pini. Questa serata non ci piace. Avevamo concordato per un altro confronto il diritto di fare una propria tardiva presentazione di un progetto già in parte realizzato e fermato solo dopo le nostre proteste, di quelle di tanti cittadini e l'intervento della forestale. Abbiamo stigmatizzato questo comportamento prevaricatore che si è inserito brutalmente in un'altra iniziativa autonoma di un'associazione che aveva fatto inviti e a cui gli invitati avevano aderito. Ma tant'è, siamo abituati a questo nuovo modo di amministrare. La lunga storia dei Verdi Forlivesi è fatta anche di decennali battaglie contro il taglio degli alberi, messe in atto, tentato dalle amministrazioni che si sono succedute alla guida del comune e della provincia. Non si contano i casi di manifestazioni, incatenamenti, comunicati, cartelli fatti per difendere un patrimonio ambientale importante, ma assai poco considerato. La nostra posizione è sempre stata quella, ma anche sulle insensate potature fatte dai energumeni della Sega, sul metodo clientelare dei tagli fatti per accontentare questo o quello. La nostra è sempre stata una posizione ferma, manifestata in tutte le occasioni, anche nel 2007, caro assessore. Salvammo i pini in quella circostanza, ma chi doveva fare sul posto la festa dell'unità prevalse. Alla fine di quell'anno ce ne andammo, non solo per questo, ma abbandonammo la maggioranza di questa amministrazione. Nessuno può mettere quindi in dubbio la nostra coerenza, ma neppure insinuare che lo faremmo per chissà quale ragione. Difendere gli alberi e il verde è nel nostro DNA. Quando le seghe sono entrate in azione, abbiamo risposto come sempre, cercando di rendere visibile ai cittadini un intervento che riteniamo sbagliato e devastante, lesivo dell'immagine della nostra città e del suo patrimonio ambientale. Alcuni hanno voluto chiedersi il perché della nostra azione e delle nostre accuse gravi e plateali. Devo dire che esse sono di gran lunga meno plateali e gravi delle seghe e del comportamento di chi non ha voluto discutere con nessuno. L'errore principale è un errore di arroganza e presunzione. In poche persone hanno ritenuto di poter da soli praticamente decidere su un bene collettivo molto amato come le alberature che a nostra memoria collettiva ornano e rendono più bella la nostra città. Si sono limitate al vecchio rito delle cosiddette consultazioni con il quartiere, a cui come è noto non partecipa ormai più nessuno, per la riduzione della partecipazione alla sola presa d'atto di decisioni prese in altro luogo. Chi volete che venga se è già tutto deciso? Si sono fidati di un organismo, la Commissione del Verde, che è tutto meno che un organismo di alta consulenza e professionalità, essendo stato composto con criteri che vanno dall'inclusione di persone in rappresentanza di partiti, di rappresentanti di quartieri, di un biologo indicato dalle associazioni ambientaliste e da un vivaista. A parte la competenza, e questa è riconosciuta a quest'ultimo, quale contributo in più può fornire all'amministrazione un organismo siffatto rispetto a quello che già esprime la commissione consiliare relativa? Una commissione consultiva che si occupi di un tema così sensibile e delicato avrebbe dovuto essere composta da esperti nei vari rami, nell'arte dei giardini e nel paesaggio, nella storia urbana e nell'urbanistica, nelle scienze forestali e nell'arboricoltura. Insomma, una commissione consultiva in grado di fornire linee di indirizzo ad un comune che si è contraddistinto negli anni per una sommatoria di errori rilevantissimi. La questione delle alberature non è affare per soli agronomi o giardinieri, esse sono architettura, paesaggio, storia, memoria, identità, sono parti viventi di una città che si è consolidata nel tempo e la cui trasformazione non è cosa da esaminarsi o decidersi sotto un unico parziale punto di vista. Come se il restauro di un antico convento fosse solo questione di chi vende o costruisce mattoni o lavora la pietra. Il suo contributo è essenziale, ma non può essere esaustivo. E gli alberi sono vivi, sono aria, sono frescura, catturano CO2 e combattono l'effetto serra, le polveri sottili e gli inquinanti, sono un elemento termoregolatore e mitigatore dell'inquinamento acustico. Cosa succederà per anni in Viale Bolognesi? Cosa succederà per anni se andranno avanti le seghe in Corso Diaz? E sono quegli alberi lì, proprio quelli che conosciamo, che accompagnano la nostra vita, che per ciascuno di noi ci sono da sempre e che vogliamo conservare. E se qualcuno muore, sostituiamolo in fretta, ma lasciamo vivere tutti gli altri. La riduzione delle spese non può applicarsi a questioni così rilevanti, a ciò che è il bello, e sul bello noi possiamo pensare a vivere un pochino meglio. La concezione che sta alla base invece di queste operazioni
viene da un tragico passato, i cui lasciti purtroppo sembrano permanere. Secondo essa, solo chi risponde a canoni di bellezza, rigogliosità, addirittura, merita di essere conservato, mentre gli elementi degenerati, deboli, brutti, devono essere eliminati il prima possibile, sostituiti da altri, forti e puri. È mancato il confronto con la città, è mancato un piano generale. Conosciamo a posteriori solo un primo stralcio, ma soprattutto non si è messa in evidenza, prima di partire, l'idea di fondo di questo progetto, la quale da un confronto reale avrebbe potuto essere modificata, migliorata, cambiata radicalmente. E questo progetto consiste nella sostituzione, previo abbattimento, di tutti i viali confini della città, viale Roma compresa. Oggi tiravo giù le foto dell'entrata del carri dei liberatori americani, inglesi, nella nostra città. Ci sono i pini, ci sono i tigli, ci sono quegli alberi lì che si vogliono togliere, ma quello è un pezzo di storia, un pezzo della nostra identità. Come si può farlo? Come si può pensare di fare questo? Come si può pensare di far passare in questo modo una proposta, un proposito di così rilevante e grande impatto? Riceviamo quotidianamente invito per questo o quell'evento. Tutto questo è passato invece praticamente sotto silenzio, fatta eccezione per le nostre proteste e contrarietà espresse fin dall'8 marzo, il giorno stesso in cui venne presentato il progetto alla stampa.